Rieccoci in studio, seconda parte del nostro notiziario, con la presentazione alla stampa della mostra sulla via di Damasco al Via al Museo Archeologico di Olbia, un ciclo di esposizioni che durerà fino a settembre. La mostra sull'Apostolo San Paolo sarà visitabile fino al prossimo 10 agosto. Il programma prevede per questa sera alle 20:30 un incontro con il curatore Eugenio Dalpane, per la giornata conclusiva una serata con brani di musica classica dal vivo e guida all'ascolto. Il servizio è di Daniela Stara. Ideata 5 anni fa in occasione dell'anno paolino, la mostra sulla via di Damasco racconta l'inizio di una nuova vita, quella dell'Apostolo Paolo dopo l'incontro con Gesù. Tradotta in 7 lingue, allestita in Africa, America Latina, Russia, Europa e in Terra Santa, la mostra sbarca a Olbia al Museo Archeologico e sarà visitabile sino al prossimo 10 agosto. Voluta dall'Associazione Culturale Pier Giorgio Frassati in collaborazione con l'Istituto San Vincenzo e patrocinio di Comune e Diocesi, l'esposizione attraverso immagini e opere d'arte, stralci di Vangelo e parole di Papa Benedetto XVI si compone di due sezioni. La prima illustra i luoghi della vita dell'Apostolo, da Gerusalemme a Roma. La seconda si incentra sull'esperienza umana di Paolo. Per Eugenio Dalpane, direttore editoriale di Itaca, ideatore e coordinatore della mostra, l'esposizione vuole essere un'opportunità di riflessione per la persona, per vedere nella sua vita, anche e soprattutto se di sofferenza, una luce, una speranza che possa, come a San Paolo, cambiargli la vita. In questo periodo di crisi, di tanta sofferenza, anche lei ha detto durante la presentazione, questa mostra può offrire un messaggio, una vita nuova, un modo per iniziare una nuova vita. Sì, credo che l'esperienza di San Paolo a questo riguardo sia veramente impressionante, perché dimostra che il cambiamento della vita non dipende in un certo senso nemmeno da noi, ma da una grande grazia che ci può raggiungere in qualsiasi momento. A Paolo è accaduto sulla via di Damasco, e noi speriamo che attraverso questa mostra possa esserci in qualche modo una via di Damasco per chiunque venga a visitarla.